linguaggio, per favore. Allora, gentilmente, vorrei che mi definisse il concetto di EP. L'LP o l'EP? No, i video no. L'LP conosco io. EP. EP. EP nella vita. Happy. Happy. Che cos'è happy? Felice in inglese con l'accento sbagliato? Espressione personale. La so. Che cos'è happy? Etty, mi ricordo. Happy, ma cos'è una sigla? È tipo il massimo stato di felicità. Posso dire happy, fantascienza, ma non happy. Oppure il minimo stato, non ho la minima idea. Comunque, il massimo stato di felicità. Oppure è pia, te la, non lo so. Happy la parola o happy? Cioè, cosa vuoi di più dalla vita? Happy. Happy, felicità assoluta, la gioia non per forza, la gioia in assoluto. Happy, uno si sveglia e dovrebbe essere. Mi auguro domani di svegliarmi più happy di come mi sono svegliata oggi. Non lo so, dai, non mi metto in imparare. Praticamente uno quando ha delle canzoni da fare, no? Però o non c'ha i soldi, o non ha scritto abbastanza le canzoni, dice dobbiamo fare un disco, vabbè, EP e non bastano le canzoni, EP, questo è. Credo che sia un disco che esce prima dell'LP, e l'LP il disco ufficiale. 5 pezzi al posto di 9-10, questa è la questione. EP è un disco piccolino, con poche tracce, poche tracce. Happy, sai, c'era un amico mio chiamato Rino Ventura, ad esempio, che disse una volta devi farmi la copertina di un EP. Io sono rimasto a quello, non so se c'è qualcos'altro. EP è una cosa che è troppo breve per essere un CD, ma è troppo lunga per essere un singolo, quindi è un EP. L'EP è praticamente tipo uno script, no? È un album con poche tracce. EP nel senso di extended play? Mi viene in mente l'extended play, cioè quella registrazione che fanno le band, che non è un disco ma neanche un singolo, dove puoi apprezzare almeno più di una sfaccettatura del gruppo subentro. E viva Mariella, e viva! Happy the people speak. Happy the people speak. Happy the people speak.